Proseguiamo la nostra analisi sulle novità introdotte dal decreto legge 126-2019, come convertito in legge lo scorso dicembre. Oggi ci occuperemo della parte riguardante il concorso straordinario. Il decreto scuola ha previsto, accanto l'indizione di un nuovo concorso ordinario a cattedra, anche quella di un concorso straordinario, quindi una procedura selettiva straordinaria. Limitatamente alla scuola secondaria di primo e secondo grado. Il decreto legge convertito con modificazioni in legge ha previsto dei requisiti molto stringenti per la partecipazione al concorso, che in qualche modo sono stati ampliati in sede di conversione del decreto, in legge. In particolare, la norma prevede quale requisito per l'ammissione alla procedura, selettiva straordinaria, il possesso di un requisito di servizio di almeno 3 anni prestati tra il 2008-2009 e il 2019-2020, di cui almeno 1 anno nella medesima classe di concorso per la quale si partecipa, e il possesso del titolo di studio idoneo per l'accesso alla classe di concorso. Naturalmente per la partecipazione ai posti di sostegno è richiesto il titolo di specializzazione su sostegno. In sede di conversione del decreto legge sono state apportate alcune modifiche al testo originario. In particolare è stata prevista la possibilità di computare anche l'anno di servizio in corso, ossia il 2019-2020, ai fini del raggiungimento del requisito dei 3 anni. Tuttavia, i candidati che conseguono il requisito, cioè che maturano il requisito dei 3 anni di servizio con l'anno scolastico in corso, verranno ammessi con riserva, onde verificare se con l'anno scolastico 2019-2020 conseguiranno almeno un servizio di almeno 180 giorni utile per essere considerato anno scolastico intero. Un'altra previsione introdotta in sede di conversione è più restrittiva, nel senso che non è prevista la possibilità di valutare il servizio prestato nella scuola paritaria ai fini della partecipazione al concorso straordinario per l'immissione in ruolo, ma il servizio prestato nella scuola paritaria viene valutato solo ai fini della maturazione dei requisiti di servizio per il solo conseguimento dell'abilitazione. Infatti, questa procedura selettiva straordinaria è finalizzata anche al conseguimento dell'abilitazione, quindi oltre a una graduatoria di merito finalizzata al reclutamento su 24.000 posti disponibili, sarà stilata una graduatoria relativa al solo possesso dell'abilitazione, cioè finalizzata solo al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento. È stata prevista la possibilità per i docenti in ruolo di partecipare alla procedura selettiva straordinaria solo ai fini del conseguimento dell'abilitazione. Nei prossimi incontri vedremo gli altri aspetti di novità introdotti al decreto legge 126, che, come abbiamo detto, in sede di conversione ha visto alcuni aggiornamenti nel suo testo originario. Grazie e arrivederci.